Ragazzi, benvenuti in una nuova ricetta. Oggi prepariamo le ciabatte. Un chilo di farina, 10 g di lievito, 440 g di acqua. Naturalmente il chilo di farina è un W280. Ed ecco a voi la biga. Ci vediamo tra 16 ore. Carissimi amici, sono passate le 16 ore. Ecco a voi come si presenta la biga dopo 16 ore. Inseriamo la biga dentro l'impastatrice. Chiuderemo l'impasto al 70% di idratazione con una biga al 90%. Perché al 90%? Utilizzando naturalmente la stessissima farina W80, altri 100 grammi, perché siccome sono passate 16 ore a una temperatura ambiente, abbiamo comunque saccarificato abbastanza gli zuccheri, per evitare il colore troppo chiaro per il poco grado di zuccherino all'interno, noi andiamo ad inserire altri 100 grammi per dare anche colore, siccome a casa non abbiamo malto. Inseriamo i nostri 100 g di farina W280, 5 g di lievito che li andiamo a sciogliere nei 330 g di acqua. Totale 25 g di sale. E lo inseriamo nella planetaria, nell'impastatrice o in una ciotola se lo vogliamo fare a mano. E giriamo per i primi 4 minuti in prima velocità e poi 5 minuti in seconda velocità, altrimenti 15 minuti con una lavorazione a mano. Sono passati i primi 4 minuti, inserisco il sale. Assorbe il sale, passano più o meno il primo minuto, altri 2 minuti così sempre in seconda velocità, stacchiamo l'impastatrice e facciamo delle pieghe sul banco. Ragazzi, fermiamo l'impastatrice, giusto un po' di farina sul banco, prendiamo l'impasto, vedete ragazzi, bella, liscia e omogenea. Andiamo ad inserire il nostro impasto direttamente in questa ciotola e aspettiamo 40 minuti. Dopo 40 minuti andremo a fare le nostre ciabatte. Dopo che sono passati 40 minuti e l'impasto è raddoppiato, andiamo a buttare anche la farina sul banco. Facciamo delle pieghe a fazzoletto, ora vi faccio vedere. Dopo queste pieghe, così, vi consiglio prendere direttamente un contenitore quadrato o rettangolare. Spolveriamo anche l'altro contenitore, giusto per avere dopo l'impasto rettangolare o quadrato, per andare poi a fare delle formature perfette. Così lo vedete meglio, vedete? Un panno sopra, aspettiamo giusto 20 minuti e andiamo a capovolgere poi l'impasto direttamente sul banco per andare a fare le forme giuste per le nostre ciabatte. Aspettiamo questi 10 minuti, un quarto d'ora, per andare poi a fare queste formature e dopo 10 minuti, dopo aver fatto le nostre forme per le ciabatte, già le inforniamo. Portiamo il nostro forno a 250 gradi, ci prendiamo un'altra teglia per mettere acqua dentro e poi sempre lo struzzino. Amici cari, una volta che l'impasto arriva ai bordi
della nostra ciotola, vasca, quello che abbiamo per mettere questo impasto e tenerlo o quadrato o rettangolare per facilitare anche poi il lavoro della formatura della ciabatta, andiamo a capovolgere la nostra ciotola. Naturalmente, raga, io vi consiglio la semola. Siamo in quarantena, siamo a casa, non ho a disposizione la semola e utilizzo la stessa farina che poi tra l'altro abbiamo impastato, ma se abbiamo la semola è ancora meglio e soprattutto di sapore è ancora più buono perché ti dà anche quella rusticità che piace tanto poi quando la mondiamo. Vedete ragazzi? Spolveriamo anche un po' sopra, stendiamo, cioè lo pressiamo più che altro solo un po', ok, una volta che abbiamo fatto le nostre formature per le ciabatte, aspettiamo giusto 15 minuti e poi li possiamo infornare nel forno a 250 gradi con un pentolino d'acqua che vi ho fatto vedere. A tra poco. Ragazzi, una volta che sono passati 15 minuti dallo staglio, andiamo a mettere le nostre ciabatte qui. Ok, mi raccomando, spruzziamo sopra e li inseriamo nel forno. Ogni 5 minuti una spruzzata, dopo 15 minuti togliamo l'acqua, il pentolino con l'acqua e finiremo la cottura fine 30 minuti sempre spruzzando ogni 5 minuti e gli ultimi 10 minuti, cioè dal 30° al 40° minuto con il forno aperto. A dopo. Sono passati i primi 30 minuti e gli ultimi 10 minuti andiamo ad aprire un po' la bocca del forno, ci aiutiamo con un mestolo, giusto un'apertura di 3 cm per far uscire un po' tutta l'umidità e finire di seccare poi la ciabatta. Ragazzi, adesso vediamo come sono venute. Aspettiamo un quarto d'ora che si raffreddano un po' e poi andiamo al taglio. A dopo. Buona ricetta a tutti!